Ciao, non lo so come sto, non sto capendo niente. Sono tanto Ascolta, felice, ma non sto capendo. raccontacelo. Allora partiamo dalle cose che puoi ricordarti. Raccontaci un po' la gara, come è andata questa gara, perché ti abbiamo visto, soprattutto nella seconda parte, davvero dominante. Scegliere tu il quando, il come, andar via e chi mettere in crisi. Raccontaci un po' qualcosa. Di sicuro per tutta la gara non ho mai, stranamente, mi sembrerà strano, ma non ho mai avuto buone sensazioni. Infatti, quando l'allenatore Patrick mi chiedeva come stai, io li facevo così. Solo che ogni volta che me lo chiedeva, poi aumentavo sempre di più. Nel dubbio, voglio finire prima. Vabbè, a parte gli scherzi, comunque era umido, faceva caldo e sono le condizioni che mi favoriscono rispetto agli altri, riesco a soffrire meno queste condizioni. Infatti, ho sperato fino all'altro giorno che piovesse, che poi uscisse il sole e che si alzasse l'umidità, che più o meno è stato simile a Taycan, quando ho preso la medaglia di bronzo in Coppa del Mondo. Quindi, queste sensazioni sapevo che già mi potevano un po' facilitare il compito. Negli ultimi 2 mesi, devo essere sincero, mi sono autoconvinto. Mi ripetevo nella testa: sono il più forte del mondo, sono il più forte del mondo. E sono arrivato in questa gara che ero molto sicuro di me stesso, nonostante gli infortuni sia dell'inverno che lo scorso mese e mezzo, l'infiammazione all'inserzione del bicipite. E quindi ho detto: se mi manca qualcosa a livello di allenamento, lo devo compensare a livello mentale. E quindi ho iniziato a fare un lavoro mentale così in autonomia. Durante la gara l'ho continuato a utilizzare, mentre loro andavano io ero tranquillo lì perché all'inizio volevo essere un po' più tranquillo, poi a un certo punto volevo fare io il ritmo perché preferivo stare davanti, cioè stare dietro mi faceva consumare di più a un certo punto. E quindi ho preferito tirare io. Quando a un certo punto i giapponesi, forse mancavano 3 o 4 km, mi hanno fatto un cambio micidiale. E ho pensato, ma sono io il più forte, ma dove andate? E sono subito rientrato. Ovviamente loro sono rimasti un po' straniti da questo e poi sono andato a prendere la medaglia d'oro. Volevo solo quella, volevo nient'altro. Io ci credevo e sono riuscito a farlo. Un'ultima domanda da parte mia, Massimo, prima di lasciare spazio ai colleghi, naturalmente. Ti sei un po', qualcuno pensa che tu ti sia un po' nascosto per certi versi prima, diciamo, di arrivare qui ai Giochi Olimpici, nel senso che tu eri convinto di essere in grandi condizioni, però non si è parlato molto di te. Diciamo grandi condizioni a livello di forma, non pensavo di esserlo, devo essere sincero, perché comunque con l'infortunio avuto un mese e mezzo fa abbiamo mollato e non abbiamo fatto tutto quello che avremmo voluto fare. Quindi di sicuro come condizione non stavo al top, o almeno così credo, perché abbiamo fatto lavori un po' diversi rispetto al solito. Però io mentalmente sapevo che mi sentivo che era la mia Olimpiade, mi sentivo, l'ho detto a poche persone, ovviamente a mia moglie, l'ho detto poi a Patrick, in questi ultimi giorni l'ho detto sia a Christian che ad Antonella, perché sono le persone con cui mi rapporto di più. Ho sentito anche, vabbè, questa è una cosa in più. Ho voluto sentire anche il campione olimpico Atene 2004, Ivano Brugnetti, volevo che lui mi desse delle informazioni per come lui aveva vissuto le Olimpiadi, come le aveva comunque, come era arrivato sotto lì e come aveva gestito la gara stessa. Infatti lui mi ha detto: guarda, la mattina faceva caldo, io ho fatto 10 minuti di riscaldamento e sono partito. Non mi interessava fare di più. Che Antonio diceva: ma non ti riscaldi, non ti riscaldi. E io oggi ho fatto uguale, ho detto a Patrick: 10 minuti faccio. Perché Ivano, dopo, Patrick, ma io farei almeno 15, sto sudando, non c'ho voglia. Va bene così, mi sento caldo. Alla fine ho avuto ragione io, grazie al consiglio. Massimo, Quindi questo. allora Non consiglieremo a tutti io gli di atleti. solito mai, non mi espongo mai. Non mi espongo mai perché non mi piace, sono molto per le mie, preferisco fare i fatti che non le parole. Preferisco così. Quindi non mi sono nascosto, nessuno mi ha cercato, quindi non mi sono nascosto, sono rimasto lì tranquillo per fatti miei. Benissimo. Intanto volevo dire che siamo in collegamento con Casa Italia dove ci sono diversi colleghi e li prego naturalmente di prenotarsi o alzando la mano, devo vedere, devo riuscire a vedere oppure parlando direttamente al microfono. Intanto però c'è una domanda di Giulia Zonca della stampa. Giulia, puoi accendere il microfono.
Ciao, complimenti, innanzitutto complimentissimi, bravissimo. E io volevo sapere, visto che hai un po' una passione per il Giappone, hai spesso postato cose, ci sei stato, ti sei preparato qui, ma non solo preparato agli allenamenti, ma proprio ti piace la loro cultura, un po' se questa sintonia, ha aiutato, ecco. Sì, sicuramente per me era importante vincere in Giappone perché è una seconda casa per me, mi piace tanto sia la popolazione giapponese, sia il paesaggio, gli anime, i manga, la scrittura, infatti studio giapponese da 2 anni, quindi per me vincere in Giappone, dove comunque c'erano 3 dei migliori atleti sulle statistiche, non mi è dispiaciuto. Quindi sono contento, cioè è un valore aggiunto questo per me. E hai parlato in giapponese con loro? In realtà durante la gara a un certo punto gli ho detto, mi sono affiancato a Yamanishi e gli ho detto Ikimashou, nel senso andiamo, let's go sarebbe. E lui è rimasto un po' stranito perché io parlavo durante la gara. Grazie. Vediamo se ci sono altre domande. Comunque un segnale psicologico tremendo, naturalmente, ma si è accorto che tu eri in grado di Ho fatto lo interagire, di stesso parlare. giochetto con gli spagnoli. A un certo punto eravamo io in mezzo, Alvaro Martin e Garcia, li faccio European Championship. E loro, ma parla. Ho dovuto lavorare anche su queste cose qua che sembrano banali, ma gli altri li demoralizzi perché dice questo parla. A me piace anche fare questi giochetti qua. Sentiamo i colleghi con le domande, se ce ne sono. Vi prego naturalmente di aprire il microfono se ce l'avete chiuso. Fate Eccoci. attenzione. Ciao, ciao Massimo, intanto complimenti, sono Gianluca Cordella del Messaggero. Ti volevo chiedere quanto è stato importante nella tua crescita tecnica e atletica il trasferimento a Ostia e quanto Ostia è stata importante per te non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche da quello magari della tranquillità della vita? Allora, innanzitutto devo ringraziare mia moglie che io decido dove andare e lei mi segue, senza dire una parola. Quindi questo è già un valore aggiunto che ho, perché non so se tutti seguono i propri mariti o mogli. Sicuramente la guida di Patrick Percesepe è una guida incredibile, cioè lui è il guru della marcia, probabilmente. Almeno per me è il miglior atleta, è il miglior allenatore del mondo, da oggi in poi. Ma già lo sapevo che lo era. Sicuramente la struttura delle Fiamme Gialle che mi ospitano è completa di tutto, quindi puoi fare piscina, hai una palestra enorme, hai la pista, hai tutto. E inoltre per me è importante il trinomio, lo chiamo, il gruppo di allenamento, cioè io mi alleno con Antonella Palmisano, Andrea Grusti, Marco De Luca, mi allenavo anche con Francesco Fortunato, cioè un gruppo di atleti di alto livello. Noi ci scambiamo anche le esperienze, ci scambiamo pareri, chiedo consiglio. Ieri stesso ho detto a Antonella, mi dai 2 parole di motivazione? Quindi per me andare a Ostia è il punto migliore, cioè dove c'è tutto quello che mi serve per raggiungere certi obiettivi. Questa ne è la prova. Ho Christian come fisioterapista, io l'ho detto nelle interviste passate. Il risultato non lo faccio io, lo facciamo tutti insieme. Io poi ho le carte in mano e me le gioco in gara, ma sono loro che mi danno le carte. Quindi da solo il risultato non lo potrei fare. Loro mi danno una grande mano e quindi Ostia per me è stata una tappa importante, anche perché Patrick mi ha preso praticamente da rotto e mi ha portato a vincere le Olimpiadi. Quindi, cioè, meglio di così, non ce n'è. Bene, vediamo se ci sono altre domande per Massimo Stano, campione olimpico dei 20 km di marcia. Ciao Massimo, complimenti, sono Emanuele Tiziadiane Cronos e volevo chiederti, hai detto che Tamberi e Jacobs, insomma, le loro medaglie d'oro ti hanno dato una spinta in più. Anche Tamberi arrivava da un infortunio molto, molto brutto, quindi anche questo ti ha servito a dare il meglio in gara. E quanto è stato complicato l'ultima parte di gara, quando i giapponesi comunque cercavano di trovare il modo di La prima domanda, sì, sicuramente Tamberi mi aspettavo potesse fare una medaglia, mi aspettavo che potesse anche vincere, ma sapevo che aveva avuto un piccolo infortunio, non so che entità di infortunio, e quindi sotto gara era più o meno nella mia stessa situazione. Quindi vedere vincere lui,
e vedere vincere Jacobs, che non ho ancora capito come ha fatto, non ho veramente capito, ha fatto una cosa micidiale, pazzesca. Se c'è riuscito Jacobs, se c'è riuscito Jimbo, potrei farcela anch'io, perché cosa ho meno io rispetto a loro? Quindi sicuramente mi hanno dato una spinta incredibile. Io già ero partito da casa per puntare a loro, però con le loro medaglie mi hanno dato una spinta in più. Come ho detto oggi in telefonata con Sergio Baldo, non c'è due senza tre, e punto, puntini puntini, e il tre è arrivato. Quindi sicuramente ogni volta che la nazionale inizia con delle medaglie, solitamente porta un bello strascico dopo, dà una spinta in più agli amici, colleghi, che, atleti. Io spero che questa mia medaglia d'oro, sommata agli altri, dia ancora più aiuto, sostegno, più dia agli altri, che anche gli altri ci devono credere. Non è che è per forza il favorito deve vincere. Può vincere anche uno che nell'anno non è andato fortissimo, che come nel mio caso, o comunque se vuoi vincere lo puoi fare. La testa è, per me è stata fondamentale in questo caso, ma credo che è fondamentale sempre. Domanda di Valerio Piccioni della Gazzetta dello Sport. Valerio, a te la parola, apri pure il microfono. Complimenti, complimenti grandi. Massimo, io ricordo la notte di Doha e in effetti lì è stato forse il momento più duro, credo, della tua carriera. Ecco, si può dire che da lì tu sei ripartito, che bisogna in un certo senso quasi toccare il fondo per ricominciare, e in effetti se confrontiamo queste due notti un po' dalla notte al giorno, no? Beh sì, sicuramente Doha è stata dura, ma io credo che se in quelle situazioni riesci a ricavare ciò che c'è di positivo, riesci poi a trasformare quella delusione in qualcosa di più grande. Cioè Doha, sono stato messo in pit lane, probabilmente marciavo male, ci siamo messi con Patrick Barcesepe e abbiamo fatto un lavoro tecnico durato 2-3 anni. Oggi ho preso solo un rosso, ovviamente nel penultimo chilometro, ma in Olimpiade, quando stai davanti e prendi un rosso, credo sia ottimo. Patrick mi ha detto che comunque ha ricevuto i complimenti da tutte le nazioni, quindi vuol dire che ho marciato bene, e quindi magari senza Doha non avrei lavorato sulla tecnica e oggi non avrei conseguito questo risultato. Quindi per me è importante capire dalle sconfitte, prendere ciò che serve e utilizzarlo al meglio per i risultati, per le gare future. Ciao Castellani, bene, dell'Ansa. Darei la parola un momento a Casa Italia, perché c'è una domanda di Castellani dell'Ansa. Vai Alessandro, grazie. Ciao Marco e ciao soprattutto al vincitore, complimenti per la grandissima gara con cui hai schiantato gli avversari. Ti volevo chiedere, in Italia, siccome già si parla di te, siccome qualcuno si ancora nel 2021 si stupisce che tu sei musulmano, cosa ne pensi tu di questo? O sono fatti privati? Dimmi. La religione, comunque, ognuno sceglie di fare quello che vuole. Io ho una moglie marocchina e quindi sono diventato musulmano anche per amore, per poterla sposare e comunque per stare con lei. Non vedo nulla di scandaloso, insomma. Massimo, scusa, di nuovo Gianluca Cordella del Messaggero. Agganciandomi a questa domanda di Alessandro, ti volevo chiedere, per uno sport di fatica come il tuo, quanto è difficile allenarsi nei periodi di Ramadan, in quei periodi, insomma, in cui sei più sotto sforzo fisico, diciamo, insomma, per tutto? Beh, come dicevo prima, con la mente puoi fare grandissime cose. Quindi basta crederci e avere con la mente ben impresso il risultato, puoi farlo in qualsiasi condizione. Sarebbe difficile anche gareggiare con l'umidità e col caldo, cioè, quindi con la mente, se vuoi, lo puoi fare.
Vado. Vado. Posso parlare? Massimo, ciao, mi senti? Sì, ciao, sono Andrea Capello dell'agenzia La Presse. Senti Massimo, ti volevo chiedere questo. L'ultimo oro nella marcia per l'Italia prima di te è stato Alex Schwarzer, che ha avuto tutta una serie di peripezie. Lui sarebbe voluto tornare qui a Tokyo. Ti sarebbe piaciuto averlo come avversario in gara? Vi conoscete? Se mi puoi dare un parere sulla vicenda che lo ha colpito. Grazie e complimenti. Ma io l'ho conosciuto pochissimo e non mi sento di commentare questa situazione. Mi concentrerei più su di me che non sugli altri. Sì, bene, c'è una domanda di Gaia Piccardi. Gaia, Corriere della Sera, a te la parola. Massimo, ciao, complimenti. Tu la fai facile, no? Dici, io ho pensato per tutta la gara, sono il migliore, cos'ho meno io di Tamberi e Jacobs. La mia domanda è se questo lavoro sulla mente l'hai fatto da solo, hai fatto tutto tu perché sei un atleta trasformato, e poi che ruolo può aver avuto in questa tua crescita personale, ad esempio diventare papà. Grazie. Allora, io ho fatto tutto in autonomia, ho letto tanti libri. Mi hanno sempre detto che io a livello mentale sono forte. Come fai, come non fai, non lo so, probabilmente sono nato così, ho questa capacità, e quindi mi creo io queste cose qui. Cioè il fatto di dire sei il più forte mi sembra stupido, però in realtà ha funzionato. Anche in gara ho utilizzato questo. Quando i giapponesi hanno provato a cambiarmi e per staccarmi, io li ho visti e ho detto, ma io sono il più forte, ma dove andate? Un po' spocchioso, no? Però... a volte il cervello va ingannato così. Io mi sono trovato bene e spesso faccio questo genere di pensieri strani. Mi piace giocare anche con la mia mente. Come dicevo prima, con la mente sono riuscito a compensare qualcosa che probabilmente non avevo avuto con l'allenamento fisico. Perché come alleni il fisico, secondo me bisogna allenare anche la mente. Io lo faccio in autonomia perché mi trovo bene, riesco già da solo. Infatti... dopo la Coppa Europa da Litus che era andata male, ho detto al mio allenatore Patrick, se alla Corugna tra tre settimane vado di nuovo male, probabilmente ho bisogno di un aiuto psicologico, mental coach piuttosto che psicologo dello sport. Poi a Corugna ho fatto il record italiano, quindi tutto ok, sono rimasto sulle mie. Diventare padre avevo paura, devo essere sincero, quindi con lo spostamento delle Olimpiadi un anno dopo io diciamogli lo dovevo a mia moglie, lo volevo anch'io un figlio, volevo aspettare le Olimpiadi perché avevo paura, magari mi piange, non riesco a dormire, così. E invece mi devo ricredere, per me è stata una forza in più, e durante la gara ho pensato anche a lei, quindi mi ha aiutato anche la mia piccola sofferenza. Gaia Piccardi, non so se ancora volevi fare una domanda perché hai ancora la mano alzata. Gaia, a te la parola. No, scusa, ma Marco, me la sono dimenticata. Ah, benissimo. Non so se ci sono altre domande. Se non ci sono altre domande, mi pare che non ce ne siano. Io ringrazierei intanto tutti i colleghi che sono presenti, ma soprattutto Massimo Stano per l'emozione straordinaria che ci ha regalato. Lo aspettiamo qui a Tokyo domani, perché alle 19.50 vogliamo cantare con lui l'inno di Mameli, che per la terza volta risuonerà all'interno dello Stadio Olimpico. Grazie Massimo, a domani, grazie a tutti. Grazie a voi, ciao.